Bene, terzo match della lega, vediamo come va. Se becchiamo un altro borne ci scopa male. Proviamo a tenerla perché abbiamo comunque un po' di mana. Ci manca la seconda terra, non facciamo nulla a turno 1. Però abbiamo la possibilità, abbiamo anche un cast down, eventualmente non è male. Tanto alla fine bisogna cercare di, tenere, di minimizzare le pesca, le, i keep brutti e quindi questo aumenta, questo keep ci dà buone probabilità di avere almeno un turno 3 in cui facciamo qualcosa di rilevante siamo contro mazzi dove praticamente non abbiamo l'alcumima interazione e non siamo messi troppo male si tratta di fatine peschiamo un altro cane eh, dobbiamo fare utopia sprawl perché semplicemente arporep sta sotto a rimozione ed è meglio farsi Uccidere o neutralizzare Elf da Sprite piuttosto che farsi neutralizzare Utopia Sprite che dà certamente un mana. Poi, comunque, non è detto che non pescheremo un'altra terra nel breve periodo ed eventualmente possiamo fare Arborel il prossimo, che ci mangerà uno snuff out quasi sicuramente, perché chi gioca fatina ha sempre snuff out in mano. Penso che ci, ci mancasse proprio un Packmate. mi fai for Spike. Si è fatto un Toxcower in faccia. Quindi è Ubi e non più fate. Il fatto che sia Ubidelver ha un vantaggio, perché vuol dire che non gioca con l'aborto di Spellstutter Sprite. Non ci è arrivato uno Snuff Out, magari ci arriva... Beh, se ci arriva un Cast Down adesso, comunque le si tappa di due mana. Tappa due. Editto di Chainer, minchia. Io ho tenuto con tre con uh, abbastanza mana. Però, ovviamente, non peschiamo mai la seconda terra. E ovviamente, cioè, tipo, a partire dal turno 6, floderemo come dei cani. Tanti no, ma i cani ce li abbiamo già in mano. Un augurio di Bolas, che ci vedrà uh, un bel counter spell. Perché, ovviamente, chi gioca il... Porco dio, recoil! Che stronzo che sei. Cioè, praticamente ci rimbalza sta merda. E noi. Già stiamo flottando come dei cretini. In più lui ci fa perdere a casissimo così. Adesso ci fa pure Kansas per su Packmate magari perché ovviamente ha tirato un Touchscour che è molta manipolazione. E ovviamente ci toglierà anche questo Landrop di turno. Dai cretino sei Kansas per lo Tiris. Sto flottando come un deficiente. Minchia ci hai pensato eh. Non c'è... Non... cioè... Timir Delver con uh, Recoil è veramente una cosa da deficienti Pazzo in culo Adesso mi fa saltare un altro land drop cioè, Praticamente contro, contro mazzi uh, Cos'è? Anche counter spell. Non ha senso giocare Non facciamo neanche vedere cos'altro giochiamo Cioè Tenuto a mano accettabile Perso perché ovviamente Lasciamo perdere. Ok. Ehm, valutiamo Snuff Out. uccide Delver, ma non uccide nient'altro. a parte Parteauri di bolas mi fa schifo. E tre dentro i Cena Sedict nonostante lui possa giocare i Geist. Comunque, una rimozione un po' più versatile. Non sai direi altro perché semplicemente non abbiamo necessità di altro. Weather non è necessario. Gli slandi sono veramente schifosi, cioè fanno veramente schifo contro un mazzi. Tempo. Ok, tipo ti slando la palude. tanto Adesso, tra l'altro, ci sono pure gli, le terre doppie, quindi non ha nemmeno senso. Eh, va bene, proviamo a tenerla Tanto comunque ci farà recoil sempre a turno 3 Ne gioca 2 Quindi palese che ce l'abbia Possiamo se valutare di fare ornament a turno 2 Giocando Ash Barrens Non è una bella giocata però Forse siamo costretti a farla Valutiamo Alternativamente possiamo Hardcastare pac Cioè fare fortale di pac L'ideale sarebbe topdeckare una terra però Niente Allora facciamo Packmate Cioè facciamo Ponders ornament eh, Chi si incula di, al al di altro Tanto comunque Abbiamo sei dato out Gli snaffat Quindi non ci servono Le paludi base Meno così abbiamo Quattro mana Possiamo fare Vaffanculo La foresta La peschiamo adesso Lui è open così Quindi ci conviene Semplicemente pescare Con ornament Ci conviene farlo Magari adesso Per evitare Che ci faccia Quell'aborto di recoil No eh peschiamo nel, nel nostro prossimo turno facciamo Cener Sedict fammi pure sto Counter Spell perché tanto devi proteggerti la tua race del tuo mino pazzo scemo in culo beh ci stai pensando Counter Spell Facciamo Fortel, peschiamo Terramorfica, passiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se peschiamo terra possiamo uh, castare Dinosauro, non male. Beh, abbiamo fatto doppio accelerino. Alternativamente possiamo fare... Mm. Oh no, ha capito che per giocare le Brainstorm si possono giocare in Instant. Duh, duh. Ci riveli il secondo Counter Spell, ci riveli Recoil ci rimbalzi la terra. Che fai con uh, blu nero delver che poi non ha neanche senso di gioca giocare Blue De delver. blu delver di mir delver in questo metagame dovresti giocare di mirfate piuttosto però tanto la shell è così buona che puoi giocare anche la merda e vincere lo stesso uguale A questo punto ci conviene prendere un'altra palude giusto perché abbiamo soltanto. Non abbiamo nessun'altra fonte nera che non sia una terra. Se peschiamo terra possiamo giocare gli Altisauro, altrimenti possiamo fare doppio cane. Dovremmo anche fare Flashback di Cener Sedict. Se facciamo Flashback di Cener Sedict ci mangiamo sicuramente un counter spell. però sinceramente preferisco che mi faccia counter Counterspell sull'editto piuttosto che farmi cose più strane su Altisauro. Anche perché fin tanto che non gioco un Geist è meglio utilizzare questo editto. Minchia, sei proprio studiato, doppio, do doppio counter spell su Channel 6, minchia. Cioè, scusa fra, pensavo di giocare a Magic. Non ha Top Deck o più counter spell del mio avversario. Adesso c'è sco da scommettere che ci fa farà tipo recoil in upkeep, perché effettivamente... La cosa divertente è che se ci fa, se se ci fa recoil nel mio upkeep posso utilizzare il mana per fare il fortale del secondo salute peckmate. Quindi non va neanche sprecato il mana per quello. Comunque abbiamo solo 7 mana. Si tiene open perché gioca un mazzo tempo. E beh, lui deve fare il vantaggio. Deve fare la race di Delver. Quindi non c'è recoil in upkeep. Gli appoggiamo lo stronzo. Speriamo di cascare una rimozione per quell'aborto. Invece caschiamo un 1-1 pazzo in culo. Vabbè. Se ci fa Recoil scartiamo Gargantua perché non fa nulla in questo momento. Ci farà comunque rimozione sull'Altisauro perché è uno stronzo. Agony Warp su Arborel. Elf. Ok. Tira un Bomb Brainstorm. Ci tirerà Cener Edict su Altisauro allora. Perché se ha tirato un Agony Warp là casissimo su Arbor Elf, vuol dire che semplicemente vuole guadagnare tempo. Anche se in realtà ha sbagliato a fare Arbor Agony Warp su questo Arbor Elf, poteva fare meno 3-3 sull'Altisauro. Per poter. Cioè, tradava un turno di combat. Però comunque questo Altisauro moriva. Però tanto alla, alla mano perfetta. Adesso ci appoggia anche la Gurma Gangler. Infatti mi, mi fa sempre incazzare giocare contro questi giocatori perché porco dio hanno sempre la mano dipinta. Questi ritardati. Adesso se anche di ispel è una cosa da impazzire. No, ma la cosa divertente è che ha fatto counter spell counter rimozione, rimozione, Gurma Gangler. Ok, ha manipolato, però porco la Madonna. Facciamo il cane. Tanto questo si può mangiare non un blocco di quello schifo di Gurma Gangler foresta, mm. Ora dobbiamo giocarla. No, l'abbiamo già giocata. 2 3 4 5. Vabbè, andiamo in end. Vediamo se fa qualcosa. Poi facciamo Facciamo pulso rasa più forte Meglio fare prima pulso rasa Per il semplice fatto che preferisco se giocherà attorno a Spell Pierce bene siamo a 17 abbiamo un cane da lanciare il prossimo turno la cosa di bella di Fortella è che possiamo giocare eh, fortellare come se fosse un instant lui mi tira Snuff Out in End perché tanto è un instant e quindi gli instant li puoi tirare in End Phase non è che ti danno la flessibilità le Free Spell ti danno la possibilità di essere giocati in qualsiasi istante cioè che ridicolo Cazzo stai tirando adesso? Tra Gurma Gangler? Certo. Però se tappiamo out, perché tanto? A questo punto facciamo Gargantua o Altisauro, vediamo un po'. Spende quanto mano ho? 2, 3, 6, 7, 8, 9. Beh, lui ha zero carte in mano, però un Cener Select di sta minchia. Faccio gargantua, Ci prendiamo. Sacrifichiamo il coso. Eh no, non possiamo, non possiamo fare gargantua se no abbiamo perso. Perché diamo 8. Lui fa il flashback dito, Ci ammazza il cane. E perdiamo a caso. Quindi dobbiamo. Se tipo caschiamo un cast down, gli ammazziamo una Angler senza problemi. Questo è accettabile, un parante extra. Tra l'altro. Sì, cioè lo sacrificheremo. O sacrificheremo lui oppure il cane. Proprio. Non può attaccare però con Delver oppure con l'Hangler. Anche se penso che farà flashback editto. Attacco con tutto. Aspetta però. 4, 5, 6. Devi pescare terra per fare flashback editto. Dai, cretino, non stai facendo niente. Potresti lasciarmi risolvere la pila. Oppure ti devi prendere il tuo succhino di. la tua cucchina fresca dal tuo frigorifero. nel garage della mamma. Un cagnetto, vabbò. Tra altro un bloccante che si cicla. Per fortuna che questi cagnetti hanno una flessibilità incredibile e che costano soltanto 4 mani in totale, veramente fanno la differenza tra l'essere un Cavo Climber che è tipo brutto anche il limite da momento: no, il limite tutto sommato, è buono. Però, eh, il Cavo Climber è veramente ingiocabile in questo formato. L'ho provato io. Penso che non, non possa fare stifle su questo ATB. Cosa dici? La lasciamo risolvere? Ho fatto triplo pezzo, visto? Sono bravo? Che dici? Ah, ti sei divertito con il tuo turno 1 da Elver, turno counter per counter per la rimozione, rimozione, angler, angler? Adesso top deck terra magari perché giochi il blu, nero, Quindi ovviamente devi pescare a comando. Ah sì? Beh. Se conviene... Potevo... Ah, potevo bloccare la Angler. Ho sbagliato. Devo bloccare la Angler col dinosauro, probabilmente. Non importa. Passiamo a Ok. Come vogliamo fare qua? Intanto ci incantiamo una foresta differente da quella già incantata per evitare quell'aborto di Recoil. Poi con tutto questo mana cosa facciamo tappo 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 facciamo il cane perché così siamo open sia di cast down che di ornamento eventualmente se sì, sì, ci fa counters per qua gli ammazziamo gangler tutto qui al top deck ha pescato il terzo counters passiamo almeno se top deck uh, ci n'è sedict sopravviviamo un altro turno in realtà ho sbagliato, dovevo fare doppio blocco, è solo che... Uff. No! Ho beccato la terra, stappata per Chainer's Edict! Che schifo che fai! Porca puttana! Come cazzo fai a pescare così bene? Ovviamente... Cioè, dobbiamo... Ci salviamo se peschiamo una rimozione oppure un pulso con asa. Pescheremo il terzo Fist uh, minchia! Ok, ok... Non è andata male... Potremmo prenderci un altro pack, metto pure il Visionario, ma penso che sia più sensato prendere Altisauro, perché semplicemente può bloccare questo aborto. E lui dirà, ma che sculato questo giocatore con un mazzo verde e nero inchiavabile, se non pescava Pulse perdeva. Hai fatto triplo counter spell in tu... doppia rimozione in tuo Angler? Hai manipolato? Sì, però porca puttana, hai visto? Un po' perfetto, eh? Ora possiamo permetterci di piegare col cane... Per fortuna che adesso lui è al top deck. La cosa divertente è che Cenerse Edict non dovrebbe nemmeno riuscire a flashbackarlo perché ha una mana base che non dovrebbe permettergli di riuscire ad arrivare tranquillamente a 7 mana. Invece lui ci è arrivato e non ha mai neanche fatto una Fetchland. Quindi vuol dire che ha fatto tipo doppia brainstorm che hanno visto perfetto. È incredibile. È incredibile Tra l'altro il matchup di soldi dito, lo vin Si vince perché tipo io mi inchiodo Perché lui vede perfetto E questa, questa volta non mi sono nemmeno inchiodato Solo che non sto praticamente giocando niente Perché Adesso dovremmo castare o Un altro pulso Fumulasa Oppure una rimozione per togliere il Delver questo fa abbastanza schifo. Fa molto schifo. Beh, mi fai counter Hai pescato il quarto counter spell? Hai pescato veramente il quarto counter spell? No, adesso facciamo anche l'altro wall.ornament. io ho visto una rimozione in metamazzo. Una. <ride> una sola rimozione in metà mazzo, però è qualcosa di emozionante. Ce se ce l'hai lo fai, se non ce l'hai non lo fai. Cioè, hai sempre giocato una partita dove sei stato al top deck. Se hai rimozione la fai, altrimenti no. E passi. Top deck, dai. Top scour. Ma doppia terra. Paga 4, snap out su Altisauro. Cristo... Stai pescando bene! Quindi mi stai dicendo che se non top deck una rimozione adesso oppure un pulso fungo sono morti in culo. Peschiamo. Minchia, che culo. Non so se sono io quello che ha culo oppure lui. Non mi azzardo nemmeno a fare ornament. Per il semplice fatto che non voglio morire da dispelo o da Spellpierce. Cioè scusate, non voglio morire da Spelpier so for Spike. Col delver stronzo è morto. Però c'è poi il secondo delver. Meraviglioso. Mi sto salando come se ne fossi una patatina fritta. Almeno abbiamo pescato un coso. Ok. Possiamo... Attaccare con il... con il cane, no attacchiamo con tutti e due perché così chiudiamo il prossimo. In realtà non dovevo piegare con tutti e due. Facciamo ornament. Passiamo. Vediamo cosa vede. Tanto si flippa, no? Niente. Bene, è stato un po' rischioso la mia giocata, probabilmente. Minchia, che fatica alla fine. Pescare metà è servito per vincere. Io, oh, però, mamma mia, ha visto bene il tipo. Cioè a questo punto sono tentato di mettere dentro i Weather the Storm, perché se effettivamente vede sempre così bene, il punto è che il resto delle carte vede sempre così bene, mi manda sempre così avanti nella partita, Weather the Storm potrebbe darmi un turno extra. Però sinceramente preferisco avere eventualmente la possibilità di bloccare con le angler con un gargantua. Questa mano fa schifo. E dico che fa schifo perché non fa nulla nei primi due turni e non ha neanche una rimozione. Quindi dobbiamo mulligarla. Probabilmente. Hmm. Sì, sì, mulichiamo. Senza problemi. Ah, comodo il mono di hash... per diash barrens. Dovrà ridurre soltanto l'ash barrens a 2 probabilmente. Ci ha molto meglio. Ok, teniamo. Potremmo mettere sotto visionario. però abbiamo un doppio sprawl. Allora. Il nostro. Se no, se mettiamo sotto Topi as Comunque abbiamo due mana. abbiamo un Edict, Possiamo mettere sicuramente sotto un pacmate. Editto, dobbiamo tenerlo perché ci farà delver a turno 1. Possiamo decidere se mettere. Se no, se andiamo, mettiamo sotto Topi As e la Norea Visionary. Così abbiamo soltanto spell che possiamo lanciare con due mana. Non facciamo accelerino a turno 1. Però dovremmo essere tutto sommato a posto. Cioè, sinceramente, praticamente lui ha, visto, ha fatto una partenza, non dico perfetta, però molto, molto buona. E noi ci si siamo salvati perché abbiamo pescato le risposte al all'ultimo turno utile di fatto. Quindi l'utopia splow l'abbiamo ritrovata. Incantiamoci una terra, chiamiamo nero, vediamo se ci fa spulpire il spike qui sopra. Ce l'ha? No, toscour, si macina due rimozioni. Ci piace, possiamo chiamare nero. Tanto abbiamo il mana perfetto. Il bello è che non ha mai tirato un recoil in G2, quindi ci è andata bene. Per quello almeno, doppio blu. Mi tiri boomerang su una terra? Dai, dai, gioca a terra, tappati out, fai angler. Niente, bene. Potremmo fare doppio fortell oppure fare la visionary, cioè abbastanza indifferente. Comunque lì Counter è abbastanza probabile che ce l'abbia, anche perché ha saltato l'endrop per rimanere open, quindi direi che facciamo doppio fortel però prima andiamo in Ani. Così forse riusciamo a giocare attorno alle sue rimozioni, cioè al suo counter. Tira Brainstorm. Quindi Brainstorm la pescata dopo Totscower, tot se no non avrebbe, non avrebbe avuto senso fare Totscower con una Brainstorm in mano. Non avrebbe avuto senso fare Totscower prima. Pellino comunque il simbolo dell'uccellino di Fortel. Vediamo se ci fa un altro Totscower per macinarsi ancora. Perché così puoi fare Gurmagangler rimanendo open. Ecco, si è messo in cima auguri di Bolas. Ti sei veramente macinato Augure di Bolas? Perché Se è macinato Aure di Bolas? È una terra, quindi vuol dire che la terza terra ce l'ha in mano. Perché se si tappa out per fare Angler, con. La... Io che posso fare il General Sedic, vuol dire che non ha capito come si gioca a Magic, o come si gioca in questo formato. Vediamo. Devo sempre temere il peggio contro i giocatori di blu nero. O meglio, due giocatori. Che... Di Delver e Fatine. Anche se Fatine non ne gioca lui, ma solo il Delver e l'Engler. Dai, ti sei immaginato due carte fortissime con To adesso. Mi starei per dire che. Tra l'altro, poteva anche sciaplar solo quel Toscour con Ash Barriens. Avere la terza terra senza troppi problemi. Se adesso tipo. Mi fai Angler. E rimani con soltanto un mana open blue. Mm, vuol dire che mi stai regalando la partita. Cioè, devi avere la in mano la seconda terra. Dai, non puoi giocare così male. Ponder, ok. Già il fatto che ci tiri Ponder dopo aver fatto Angler, forse vuol dire che lui non sa cosa vuol fare. Dai che salti l'endrop. Cristo, mi stai regalando la partita? Grazie! Ho sbagliato a tappare il mana. Quindi facciamo Fortel. Facciamogli credere di non avere Cener Sedic in mano. Cioè, si è buttato via due carte forti per fare angle. È bellissima questa cosa. Ok, questo dobbiamo fare lendrop. And quindi andiamoci a prendere la foresta. E poi facciamo Cener Sedic. E gli diciamo suga. Proprio. Deve succare tantissimo con quella angler. Adesso io ho il mana. Tu no. Ti sei appena buttato via. I tuoi primi 4 turni per risolvere questa angler e partela a mangiare da un Sedict contro uno che ha molligato a 5. Prossimo turno ti possono arrivare. Due pezzi che si cantrippano e mi fai Snap out in End per farmi vedere che effettivamente hai già rimozione in mano. Perché effettivamente. Cioè, se tanto non devo pagare mana per fare Snap out, però è un istantaneo facciamola sempre in End giusto? Lui salta l'endrop. Quindi 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, un pezzo sicuramente lo vuole neutralizzare. Facciamo neutralizzare una carta che già sa che abbiamo. Fammi counter su Sarus Pacmate counter spec. Questo punto. Adesso abbiamo la Visionary perché se lui non ha rimozione, comunque ci può aggiungere un mana per il prossimo turno. E comunque è una carta che si è appena tradata con un suo counter. Spell. La terra ce l'abbiamo quindi il prossimo turno siamo certi sia di poter fare Cenel Sedic che di poter fare Altisaur. Adesso vediamo se ha di nuovo la mano dipinta e ci fa. Ah, ok, tira Ponder perché è rimasto talmente indietro. Cioè, turno 6, due mana, però è sempre rimasto open per Counterspell. Lui sta giocando tempo, non sa che bisogna sviluppare il mana per giocare tempo. A questo punto abbiamo 2, 4, 5, 6, 7. Possiamo perdere, tappare il domino pazzo, la visionary in questo caso, per fare l'altisauro e specciamo perché semplicemente così abbiamo mana extra il prossimo turno. Cioè, ok, potremmo tipo cascare, ma cioè, sinceramente non vedo troppi pro ad attaccare o, rimane, o lasciarlo stappato in generale questo... O se caschiamo rimozione gli togliamo pure il delta Uff, minchia dinosauro avrei preferito cascare un pet tipo un gargantua a questo punto però considerando che lui è rimasto stra indietro o ci ammazza il dinosauro adesso con un altro snap out in hand magari oppure si tappa out per fare angler compounder cosa ha fatto prima tra l'altro ok adesso questa sembra una rimozione su altisauro Lui aveva deciso di non shufflare, quindi vuol dire che ha deciso di non tenersi, di non cercare le terre per poter flippare quel Delver. Non gioco foresta per evitare un recoil troppo problematico, anche perché tanto mana ce l'ho, ho 2, 4, 5, 6, 7, non c'è stato più di 7-8 mana in realtà. Adesso lui ci fa con la schifo di Burma Gangler, possiamo alzare a Conjurer's Edict, proprio tranquillo. Potrebbe avere uno Spell Pierce oppure un Force Spike... Ah, proprio... Se ne frega, eh? Delver è morto. Engler è morta. Anche se c'è un dinosauro, eh? Preferiamo però lo stesso... Meglio comunque lo stesso ammazzare io con Cenar Sedict, perché così siamo certi che la sua... Tutto il suo gameplay innafa, se ne vada a fanculo e non può avere un, un modo per vincere. Il prossimo turno... Comunque... Cioè, Altisauro... Comunque, anche se lui ha un counter spell, teoricamente dovrebbe fare vantaggio. Perché in genera generalmente parlando ho comunque una quantità di... Eh, Dov'è la lista? Una quantità comunque di card al 30, nel mazzo, che dovrebbe darmi la possibilità di guadagnare lo stesso con Con questo dinosauro. Ho visto soltanto The e un visionario. Cosa ha visto lui? Brainstorm. Come dicevamo prima, comunque facciamo prima dinosauro. Dobbiamo tappare però il lanowar, perché se ci serve il mana nero per fare uh, editto, se non peschiamo emozione. Ok, questo va bene. Anche perché, cioè, bonder solamente vince la solo la partita. Dobbiamo fargli editto perché così evitiamo che... Cioè, intanto gli togliamo un pezzo. E... Uh, ha pescato un altro snap out e lo tira sempre nel mio turno, perché... Cioè, che, che, che necessità c'è di fare snuff out nel turno dell'avversario? Comunque questo veramente ha le mani che... Cioè, ha, continua a cagare carte, però la gioca di culo. La ver gioca veramente da culo. E quindi rischia di perdere da so la per la per la per la solo. Cosa vuol dire fare brainstorm, metto in cima augure, eh, Ash barrens faccio toscower per macinarli? Non ha senso. Vuol dire che ti sei appena macinato due risorse preziose per rimanere inchiodato a due terre e non giocare a una creatura che da sola è comunque una fonte di card advantage in un matchup che lo vince di card advantage e non di race. Cioè, soltanto perché hai fatto turno 1 ad Elver, l'hai flippato e hai fatto counter, counter, rimozione, rimozione. Angler Angler. Non vuol dire che devi sempre cercare di vincerla in maniera aggressiva. E poi è ovvio che mi incazzo e sono salato come una belva. Abbiamo un'altra Angler adesso. Ah, Channel Sedict! Per però adesso non lo tirerai mai, questo Channel Sedict, o sbaglio. Intanto facciamo un altro visionario, perché noi cominciamo a pescare le carte che si ciclano a questo punto, mentre tu invece rimani inchiodato. E potremmo anche già pescare, tanto. Teniamocelo sempre in mano, per ogni evenienza, sinceramente. Non diamogli il tell di avere carte morte in mano. Sì, continua a macinare. Ah, hai tenuto Dispel di in questo matchup. Ti sei macinato Dispel di più Delver. Molto bene. Mi fai un altro Angler? No? Peccato. Ok. Lui probabilmente... Se si è tenuto open vuol dire che ha Counters, per cui non ha senso... Troppo senso tenersi open. Possiamo ciclare... No, non ha senso. Però possiamo subito pescare con Ornament. Tanto meniamo perché se ci fa una rimozione in, in risposta mentre attacchiamo siamo contenti. Andiamo a 6. Peschiamo. Perché se peschiamo terra tappata possiamo giocarla. Non peschiamo niente, quindi direi che possiamo passare. Nel land della Varsera possiamo fare ciclare ashwarens eh, giusto per avere meno probabilità di pescare terra. Se avessi pescato Ornament avrei potuto giocarlo perché tanto non ho così tanto mana da. Perché non l'hai fatto in risposta? Grazie comunque. Hai appena sprecato una carta per rimbalzarmi Ornament. Quindi il prossimo turno lui si vuole tenere open per farmi counter su Ornament. Palese. Sta facendo... Praticamente è alla frutta e pensa di poterla rimontare. Spuntando al fatto che si è inchiodato perché gioco un mazzo chiodo. In realtà tipo. Ho quattro pugni nel mazzo, ancora un dinosauro in realtà perché due mi hanno ammazzati, tre puls of murasa. Ho un 106 dietro al cimitero, un in mano, cioè io sono stra tranquillo. Allora, lui ha deciso di non sciapplare con ponder e tira un altro ponder. Vuol dire che potrebbe averlo pescato adesso. Si stanno riempiendo la mano di risposte perché comunque... È talmente, cioè, la partita sta andando talmente avanti che comunque alla fine della fila le Terre le ha pescate. Anche se è rimasto fino a turno 10 con solo due Terre. Adesso, ovviamente, non ci tirerà Angle perché si tiene open per Counterspell. Possiamo tirare prendiamoci il Palgude, Si, sì, tanto possiamo tirare Ornament per farci, mangiarci questo Counterspell. Poi tiriamo Visionari perché è un pezzo che forse fa di più. In realtà, ci piace l'idea di risolvere Ornament quindi, risolvere. Questo visionario è già molto più semplice perché comunque vuol dire che lui si terrà open per ornament e noi non giochiamo a ornament. Ah sì? Vabbè, giochiamo a ornament. Palude perché l'hai vista. Uno, due, tre. Veniamo, andiamo alla quattro. Possiamo ciclare Ash Barrens per foresta. Potrebbe avere un recoil in mano, non lo so. 3, 4, un arca. Hai fatto veramente un arca? O hai il terzo snuff, o se sei alla frutta. Però fare un in questo è troppo rischi. Dilitto dalla mano perché così abbiamo più mana. Possiamo utilizzare il mana per fare ornament Attivare ornament ad esempio Dai, snap out oppure no? Veniamo Vediamo se moriamo da snap out Ah, non puoi tirare snap out solo 4 vite <ride> Cioè praticamente mi ha fatto torn con un cener al cimitero Sperando che non avessi rimozione A questo punto... Peschiamo e vediamo cosa troviamo. Se vuole può neutralizzarmi questo ornament. Fammi Force Bike, no? Ok, è eh, tipo perso? Cioè, allora, se vede guruma Gangler Ho doppio Cener Sedicto da poter tirare al cimitero. Avremmo potuto tirare Cener Sedicto dal cimitero perché avremmo utilizzato più mana. Però, avendo anche la possibilità di pescare Ornament in uno spot comunque in cui era prevedibile che lui potesse avere qualche risposta. Era meglio avere la possibilità di... cioè potevamo anche aspettarci un vapor snake da parte sua perché effettivamente sta giocando molto male. Ha fatto un econ truth in end per rimbalzare ornament. A caso poteva rimbalzarmelo mentre pescavo, giusto per togliermi una pescata. E... Vabbè Va dai, terra ce la potevamo aspettare adesso. Cioè abbiamo pescato 30 carte, no? Effettivamente noi non stiamo neanche pescando tanto. Abbiamo fatto due cani, due altisauri. Triplo visionari. Ah, avevi la seconda monarca? si sì, forse dovevo fare flashback di Celina edict prima. Vabbè, non importa. Comunque, possiamo fare tappo 7: flashback di Editto, dove ci farà Counterspell? Eccolo. Noi meniamo, lui blocca, facciamo i coin decay sul pezzo. Comunque, rischiamo veramente che lui riprenda in mano la partita, nonostante sia a due. Perché non stiamo pescando niente. Dobbiamo fare decay sul suo pezzo e non sul nostro. Ci conviene fare teramorfi e toglierci una terra oppure fare ornament. Io sono più tentato di fare ornament perché mi piace di più fare. Avere un mana in più piuttosto che togliermi una terra dal mazzo. Cioè, a questo punto, sviluppare il mana potrebbe essere più importante. Lui si fa tall scour su di sé, macina counterspell e auguri di Bolas, tipo il terzo counterspell. Gioca a terra, ha due carte in mano, tappa due. Probabilmente ci fa rimozione. Di fatti, non attende neanche perché tanto non serve. Possiamo incantarci la stessa terra, tanto sembra essere palese che non abbia recoil. O se ce l'ha vuol dire che non l'ha ancora tirato o visto. Peschiamo. Arborelf, ok perché comunque è una creatura. Peschiamo. Generseddit fa quasi bene. Quindi, Arborelf. Teramorfica. Specciamo per verde. E passiamo. Lui deve sprecarci rimozione fondamentalmente, che perché adesso è vero che la partita è, molto in è andata in late game. Però se non sta facendo Cioè, lui non sta facendo nulla. Ma anche noi non è che Cioè, noi possiamo pescare tra turno quindi adesso lui deve farmi cast down subito su Arborelf, Elf, probabilmente. Perché so ho un Cenito al cimitero. Counter spell non dovrebbe più averne in mano. Ah, però deve essere vero che ci, possa ci potrebbe convenire di farci sprecare il cena sedic in realtà un pugno finalmente è il primo che riusciamo a giocare in, due, in tre game se non hai count in realtà con ha fatto che a Nert, possiamo allora 3-5 6, 7, flashback di no? Ho toppato uno di troppo. 3, sì, ho toppato uno di troppo. Flashback chainers, muori. Per fortuna che lui è scemo e mi tira cast down sul pugno. Mi tira cast down sul pugno. A questo punto giochiamo a foresta e facciamo un airtruck del pugno. Perché devo.? Non ha senso questa giocata da parte sua. Vuol dire che mi ha letteralmente dato la possibilità di attaccare con due pezzi in un turno. Ma dai. Ti sei mangiato una partita praticamente vinta. Bene. Grazie, avversario. Allora, noi abbiamo visto che lui stava per montare la grazia monarca perché comunque cioè Augure di Bola è una carta forte. Poi io tipo stavo flottando anche parecchio perché per quanto abbia visto doppio altisauro, lui ha sempre avuto rimozione da farci sopra. Mi è andata un po' di lusso che sono riuscito a risolvergli subito i pezzi, però lui ha giocato male. Ha non posso dire che che sia stata una vittoria meritata. Decidiamo che diciamo che semplicemente io ho giocato un po' meglio di lui. Lui ha giocato abbastanza male. Ha tirato un cast down a casissimo sul 5-4. Doveva ammazzarmi Arbor Elf. Però dopo che fosse entrato in combat, si vede che non aveva altre rimozioni nel mazzo, oppure non aveva, aveva pure non pescare a Angler. Fatto sta comunque che si è ammazzato da solo. Buono